E appena terminata la partita fra la Comarch Bergamo Basket 2014 e la Expo Inox Mortara, vittoria per i gialloneri casalinghi col punteggio di 94-57. Siamo in compagnia dei due coach. Partiamo per dovere di ospitalità con coach Zanellati. Coach, che dire di una partita in cui la sua squadra ha fatto davvero fatica a contenere le 17 triple dei padroni di casa? Sì, abbiamo trovato una squadra troppo determinata dopo lo scivolone interno con San Giorgio, quindi sapevo che avremmo trovato una squadra molto, molto determinata, e così è stato. E noi finché abbiamo così provato a giocare, abbiamo retto, poi troppo la loro determinazione, la loro forza, e noi adesso in questo momento qui siamo ancora in fase di conoscenza del nostro gruppo, cioè, quindi il risultato è questo, insomma. Quale spunto comunque positivo da trarre dalla prestazione dei suoi ragazzi? Ma oggi ben poco, cioè, nel senso che siamo stati deficitari ovunque. È chiaro che abbiamo incontrato una squadra molto preparata, molto, molto buona, che ha fatto un'ottima pallacanestro, per cui ci ha messo veramente in grande difficoltà. Noi adesso purtroppo abbiamo uno spirito ancora che non abbiamo capito bene, che dovremmo soffrire tantissimo e quindi dobbiamo essere più spregiudicati, più determinati, senza paure. Adesso siamo un po' contratti e la nostra è una squadra che, se non gioca sciolta mentalmente, sicuramente farà fatica in questo campionato. Desio, San Giorgio e Bergamo sicuramente non le migliori tre squadre da affrontare nelle prime tre giornate. Eh sì, perché sono tre squadre molto buone, con una bella fisicità, che fanno una pallacanestro anche molto difensiva, e quindi sicuramente non siamo stati fortunati, però nello stesso tempo almeno abbiamo capito un po' che aria tira, e adesso, ripeto, dobbiamo più che pensare alle altre squadre, dobbiamo pensare a noi, a cercare di crearci un'identità che ancora adesso non abbiamo, e dobbiamo farlo in fretta, perché poi le partite scorrono, quindi dobbiamo stare molto attenti. Quale quindi l'obiettivo della stagione per Mortara? Noi sapevamo che il nostro obiettivo è la salvezza. Abbiamo fatto una squadra con molti giovani, con molte scommesse, però ripeto, adesso siamo anche molto brutti e siamo impresentabili. In precampionato non avevamo fatto malissimo, anche se non abbiamo incontrato squadre di grossa levatura, però avevamo uno spirito un pochettino più vivace, un pochettino più spregiudicato. Adesso queste sconfitte probabilmente ci hanno un po' abbacchiato, dobbiamo cercare di uscire velocemente da questa spirale qui, da questa mentalità qua. Grazie coach, in bocca al lupo. Passiamo ora a coach Cece Ciocca. Cece, si attendeva una reazione da parte della squadra dopo la sconfitta interna la settimana scorsa? La reazione c'è stata? Sì, abbiamo giocato una partita direi attenta, di aggressività, ma anche di esecuzione delle cose che stiamo provando tanto in allenamento, per cui prendiamo due punti come importanti per riscattare una prestazione sicuramente non delle migliori, però penso che ci voglia giudicare io per primo l'equilibrio, nel senso che siamo passati dalla partita con Desio in cui si diceva che fossimo la squadra che giocava già a memoria dopo aver giocato con 8 giocatori nuovi, al fatto che perdendo settimana scorsa qui si è diventati improvvisamente inguardabili. Penso che ci voglia equilibrio nelle valutazioni da parte di tutti quanti. Semplicemente, insomma, è una giornata storta, è una giornata dove San Giorgio ha giocato meglio di noi. Oggi abbiamo ripreso a giocare, adesso noi vogliamo continuare,
chiaramente un percorso, come diceva Alfonso, anche noi abbiamo 8 giocatori nuovi in Serie, per cui è chiaro che sono giocatori importanti, e non mi tiro indietro, mi nascondo dietro un dito, però la chimica non si crea e non si compra al supermercato così, si crea, bisogna lavorare tanto, bisogna soffrire, bisogna anche magari confrontarsi anche in maniera dura con i propri giocatori. Questo è un percorso che io ogni anno faccio con le mie squadre e voglio fare anche qui. E però non si può pensare che di essere pronti a ogni partita alla seconda giornata di campionato, per cui due punti importanti, riprendiamo per il cammino, abbiamo una partita sicuramente non semplice a Torino, poi una partita molto complessa con Milano qui, ma vorrei che la squadra continuasse a stare così tranquilla, perché quando si ha la coscienza di lavorare sempre con molto impegno, con molta dedizione, con molta voglia e anche attaccamento, secondo me di strada se ne farà. Meglio le 17 triple realizzate o la difesa aggressiva e costante per tutti i 40 minuti? Ma io tendenzialmente sono un allenatore che pensa prima che difendendo bene poi tutto viene molto più semplice poi nella metà campo offensiva. Quindi sicuramente ho una prestazione importante difensivamente e da questo e anche dalle situazioni di transizione, anche magari a volte se si arriva a mantenere i vantaggi acquisiti magari in una situazione di 1 contro 1. E quindi prendo entrambe le cose buone, però sicuramente per me l'aspetto difensivo è fondamentale nei cambi delle mie filosofie di gioco. Uno sguardo già alla prossima partita, si giocherà a Moncalieri, che squadra ti aspetti? È una squadra che, come tante squadre di questo campionato, come potrebbe essere San Giorgio, come a Tosellino, una squadra con 3 o 4 giocatori importanti, ovviamente Franz Conti, ovviamente Gioia e anche Tassone, e poi il nucleo di giovani nel 19 lo scorso anno ha fatto le finali, quindi una squadra che non ha ancora fatto punti, che oggi però ha avuto a cavare la pelle a San Giorgio, visto che ha perso di pochi punti, quindi come tutte le aspetti assolutamente non sottovalutare, ma dobbiamo pensare noi a continuare, ripeto, il nostro percorso di miglioramento e da lì poi affrontare le partite con serenità. Grazie coach, complimenti e bocca al lupo. Grazie a voi. Posso?